Ridurre il numero di cani nei canili, riducendo anche le spese che gravano sulle tasche dei cittadini. È possibile grazie al modello messo a punto dall'ASL Napoli 100, che fornisce il servizio di pronto soccorso 24 ore su 24 a tutti gli animali senza padrone inurbati. Un presidio fisso che accoglie in un anno circa 4.000 fra cani, gatti e sinantropi, le sentinelle dell'ambiente sui quali vengono studiati anche gli effetti dell'inquinamento urbano. Sfioriamo i 2 euro a cittadino, compreso il mantenimento dei cani nei canili. Questo significa che avere una struttura H24 che ti costa circa 1 euro in meno rispetto alla media regionale per interi territori della regione che offrono sicuramente molto poco, questo sicuramente si è dimostrato un'arma vincente di contrasto soprattutto al fenomeno dell'abbandono. La grande soddisfazione è che animali che in tempi diversi sarebbero stati sicuramente destinati a pratiche di eutanasia sicuramente vengono recuperati. Qui da noi vengono recuperati animali che addirittura sono fatti interventi di elevata complessità, addirittura su arti, più di un arto contemporaneamente. Gli animali su segnalazione dei cittadini vengono prelevati dalle nostre ambulanze e portati presso la struttura nel caso in cui necessitano di pronto soccorso, come in questo caso di questo cane che probabilmente è stato investito e ha subito adesso l'intervento di tipo ortopedico. Tutti gli animali che vengono soccorsi e che transitano in ospedale, vengono registrati. Questo ci permette di poter avere un quadro completo, che permetterà di poter fare un esame completo dell'animale e di ciò che è accaduto non solo da un punto di vista clinico, ma anche di ciò che sta accadendo nell'ambiente, perché i nostri animali vengono considerati le vere e proprie sentinelle ambientali. In questa voliera abbiamo un gufo reale che è stato rinvenuto per strada presso il Parco Virgiliano a Napoli. È considerato un aufugo perché è una specie che non vive dalle nostre parti. Qui abbiamo due esemplari di Poiana che sono a una fase molto avanzata di riabilitazione. Queste sono state operate alle ali per fratture dovute a ferite d'arma da fuoco. Questo modello, messo a punto in Regione Campania è stato possibile perché noi lavoriamo come partner con la Facoltà di Medicina Veterinaria della Federico II, con l'Istituto Zooprofilattico e le aziende sanitarie che sono capitanate dalla ASL Napoli 1 Centro per tutte quelle prestazioni cosiddette di elevata complessità che noi riusciamo a rendere anche con un sistema di economia di scala. In Campania la media del mantenimento di un cane in canile è di circa 1.500-1.800 euro l'anno. Che tradotto per una vita media calcolata di 14 anni, andiamo a finire su cifre che vanno tra i 18 e i 21 mila euro. Quindi un migliaio di cani possono arrivare nella loro intera vita per un esborso della collettività di circa 20-22 milioni di euro. Il mancato ingresso dei cani nei canili determina un miglioramento della condizione di vita degli animali per il loro benessere, perché in carcere non è felice nessun essere vivente e soprattutto praticamente che la collettività possa beneficiare. E proprio in questi giorni, con una sinergia con il Comune di Napoli, sarà inaugurata la prima pietra del canile dinamico che sarà realizzata nella cettia di Napoli. Che cos'è il canile dinamico? Il canile dinamico è una struttura dove il cane entra e non rimane ammassato, cioè vale a dire ha la disponibilità di poter uscire e questo noi lo realizziamo attraverso le associazioni del volontariato, i cittadini, lo sportello delle adozioni.